Questo programma è offerto da Buonasera e ben ritrovati in questo decimo appuntamento della stagione, appuntamento finalmente dedicato a parlare della prima gara rallistica del 2020, perché sarà proprio l'International Rally Cup con la 40ª edizione del Rally del Casentino ad aprire le danze. International Rally Cup che è riuscita a dare forma concreta al progetto di ripartenza, ripartirà con un format parzialmente rivisto che prevederà solo 3 gare, ma che è riuscita comunque a conservare il proprio montepremi. Ovviamente ne parleremo in compagnia del mio immancabile compagno di viaggi, Mirko Tognarini. Ciao Mirko. Ciao Alice, buonasera a tutti voi. Grazie per questo successo che ci state dando e non smetteremo mai di ringraziarvi. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi brevemente che siamo sbarcati anche sulla nuova app di Sport Italia. Vi basterà scaricarla, l'app è completamente gratuita, scorrere la home page e ci troverete nella sezione Sì Motori. Perciò se vi siete persi qualche vecchio appuntamento potete facilmente recuperarlo finalmente. Mirko, quanto è bello poter dire sono aperte le iscrizioni finalmente, perché sì, sono aperte le iscrizioni del Rally del Casentino. Coraggio e tenacia sicuramente non sono mancate agli organizzatori, che non hanno mai smesso di crederci, e non solo, la partenza ormai imminente, ma saranno i primi a ripartire. Sicuramente un po' di orgoglio, insomma, per la squadra dell'IRC. Sicuramente orgoglio per gli RC, ma soprattutto per gli organizzatori del Casentino, che parte proprio come prima gara, quindi non un campionato che riparte, ma la prima gara in assoluto di rally nel nostro stivale. Quindi sicuramente ci sarà tanta emozione per tutti, ma da dire è che finalmente siamo arrivati a questi cancelli di partenza e soprattutto finalmente si sono aperte le iscrizioni, che già adesso, mentre noi andiamo in onda, sono quasi arrivati alla fine e devo dire stanno avendo un successo insperato, ma sicuramente tutti ce l'aspettavamo che i piloti ricominciassero a correre con tantissima voglia di tornare sulle strade d'Italia a dare del gas. Mirko, poi sarà Loriano Norcini, nell'intervista esclusiva che ha rilasciato per le telecamere di Rally Dreamer, a raccontarci meglio di questo nuovo Casentino del 2020. Però tu che sei stato anche organizzatore, che per anni hai rivestito anche i panni dell'organizzatore, non solo per il rally della Maremma, ma anche per altri rally importanti in Toscana ed in Emilia-Romagna. Quali saranno, a tuo avviso, le difficoltà più grosse che si troveranno ad affrontare gli organizzatori in questo periodo? In realtà le difficoltà sono molte. Io partirei dalla prima, quella più importante, che è la difficoltà economica che ogni organizzatore dovrà affrontare, che poi è quella più grande, devo essere sincero, perché molti si nascondono forse anche un po' dietro a questi problemi che porta il Covid, che esistano, che sono reali, è verissimo, però la verità è che in Italia c'è crisi economica, e i rally, che è uno sport molto costoso sia per chi le fa ma anche per chi le organizza, sicuramente stanno subendo questa grossissima peculiarità economica che c'è nel momento. Questo sarà il primo ostacolo, che però sembra che in molti riescano a superare, visto che hanno confermato la volontà di mettere a calendario la gara e di fare la gara stessa. E già qui il primo ostacolo lo abbiamo superato. Il secondo sarà quello di rispettare un capitolato preciso di regole che è stato scritto e che gli organizzatori sono tenuti ad rispettare. Queste regole servono affinché ci sia sicurezza, soprattutto sicurezza medica, all'interno delle manifestazioni che si faranno, ricordo, a porte chiuse. Parliamo di regole, naturalmente tocchiamo un altro argomento complicato, perché le regole non riguardano sicuramente solo gli organizzatori, ma si renderà necessario sensibilizzare anche gli appassionati, il pubblico che comunque, diciamocelo chiaramente Mirko, vorrà partecipare, vorrà vivere fisicamente proprio le prove speciali. Sì, io Alice adesso sto per fare una cosa che mai in vita mia avrei pensato di dover fare. Per anni ho fatto l'organizzatore, spero nel migliore dei modi, o ci ho provato comunque, e ho fatto di tutto affinché il pubblico fosse presente sulle nostre prove speciali. Adesso, davanti a queste telecamere, chiedo a tutto il pubblico, agli amanti del rally,
di non andare a vedere rally almeno nelle prime gare, cioè non dovete essere sulle prove speciali, ci saremo noi, non noi come Rally Dream, ma noi operatori del settore che vi porteremo le immagini direttamente a casa, ma dobbiamo cercare di aiutare gli organizzatori, questo è fondamentale, perché gli organizzatori hanno bisogno di poter garantire in qualche modo la sicurezza, cioè i non assemblamenti, la distanza e andare comunque tutti a vedere il rally provocherà tantissima, ma tantissima difficoltà nel poter disputare la gara. Quindi, almeno all'inizio, come è stato nel calcio giocano a porte chiuse, non entra nessuno, non lo possiamo fare nelle nostre prove speciali, lo sappiamo benissimo, perché sarebbero troppi gli accessi da bloccare, non si può recintare 15 km di prova speciale, è impossibile, però sta a voi, appassionati, a dare la possibilità agli organizzatori di essere tranquilli e di poter effettuare in tranquillità le gare. Quindi, stranamente vi chiedo, se potete, non andate a vedere le prime gare dell'anno, perché sì, è vero, da una parte dispiacerà gli organizzatori che comunque vorranno promuovere le loro gare, ma ci sarà la televisione, ci saranno i media, ci saranno il web, le immagini saranno viste lo stesso. Poi questo che cosa farà? Adesso non ci andiamo, ma la conseguenza sarà, Alice, che prestissimo ci potremo di nuovo tornare tutti, no? Ce lo auguriamo assolutamente. Allora vediamo invece come procede l'organizzazione e quali saranno le novità di questo Casentino, di questa edizione del Casentino 2020, grazie all'intervista esclusiva che ci ha rilasciato il suo organizzatore Loriano Norcini a Bibbiena. E siamo a Bibbiena, nella sede della Etruria, che fortunatamente sarà la prima ad avere l'onore di poter aprire danze nel realismo italiano. E siamo proprio con Loriano Norcini, è lui che ci dirà che cosa sta succedendo a meno di 2 settimane da quello che sarà un evento nell'evento, la ripartenza. Buonasera a tutti, ciao Mirko. Noi ci stiamo impegnando tantissimo per questo 40esimo rally internazionale del Casentino. Come ho avuto modo di dire, non avrei mai pensato di poter festeggiare in questa maniera, però sicuramente siamo orgogliosi di poter ripartire. Ci stiamo impegnando tantissimo, veramente in collaborazione con tutte le autorità, con la prefettura, la questura, la provincia, tutti i comuni, perché veramente penso mai come ora vada dato un segno veramente di altissima professionalità. Loriano, credo che poi andremo nel dettaglio giustamente della 40esima edizione del Rally del Casentino, però dobbiamo andare un po' all'indietro, perché comunque te ti sei preso un onere importante, cioè quello di dire se riusciamo e riesco a mantenere la mia data, io voglio fare la gara. E la parte organizzativa è diventata la parte secondaria, perché la parte prioritaria è questo problema che c'è stato col Covid-19 e sicuramente e assolutamente bisogna fare le cose in maniera capillare, perché bisogna rendersi conto che mai come questa volta forse è arrivato il momento di fare un'organizzazione veramente che sia sopra le parti, nel senso dove tutti danno il massimo di sé. Noi siamo pronti come Scuderia Etruria, però veramente bisogna rispettare le regole al 100%, perché tutto questo non sarà il successo di Loriano Norcini o della Scuderia Etruria, ma sarà il successo di tutti, perché ripeto, tutti devono fare la propria parte. E questa cosa qui che io ho detto, l'ho presa prima, bisogna assolutamente indossarle e rispettare le regole, sia per noi stessi ma per tutti quanti. Allora, per quello che è l'organizzatore 2.0, l'organizzatore, come abbiamo detto, dopo il Covid, ad aiutarlo c'è un protocollo della federazione che è molto dettagliato. Penso che la federazione in questo senso, in qualcosa, nei regolamenti soprattutto, vi è venuto incontro. Assolutamente, la federazione ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro, e ho avuto modo di dirlo al presidente della commissione sportiva Rally, Daniele VII, con Luca Bartolini che è responsabile della comunicazione a C-Sport. Effettivamente hanno fatto un grossissimo lavoro, però ora il lavoro grosso lo dobbiamo fare noi, rispettando il protocollo al 101%, ma soprattutto dando la sicurezza alla prefettura e alla questura, che sono loro che ci devono alla fine autorizzare all'evento, come sempre.
che hanno a che fare con gente che rispettano il protocollo alla massima espressione. Allora, dopo parleremo poi di una sensibilizzazione che sta facendo anche Rally Dreamer e che la parleremo alla fine anche con te. Però quello che vogliamo adesso dire è 39 anni di successi, uno più bello dell'altro, sempre in crescita. Adesso siamo al successo numero 40, che poi è sempre la gara che quella più bella, quella che dovrà essere fatta. Questa volta è un casentino diverso, in forma ridotta rispetto a quelle che sono sempre state le tue idee, quelle di fare dei rally lunghi, importanti e difficili. Abbiamo un casentino in forma ridotta. Spiegaci questo nuovo casentino. Questo sarà un casentino diverso perché chiaramente, diciamo, sarà più corto perché è 100 km di prove speciali, sono 3 prove speciali da ripetere 2 volte, e però sono convinto che nonostante tutti questi problemi abbiamo scelto un percorso dove sicuramente si esalterà i piloti migliori. Loriano, punto nevralgico di tutta la manifestazione saranno 2, quello del parco assistenza e quello del riordino. Che inizialmente te sai, Mirko, che il parco assistenza doveva essere compreso anche del riordino, partenza e arrivo. Io invece ho cercato di dividere questa cosa proprio perché non voglio creare assembramento il meno possibile, e quindi la partenza, l'arrivo e il riordine saranno sulla Bibbiena nel piazzale della Resistenza, dove facevamo il parco chiuso tutte le altre edizioni, e quindi lì veramente ci sarà delle sorprese perché abbiamo studiato delle cose proprio, diciamo, da vedere e da gustare. Loriano, a metà maggio ci siamo sentiti per telefono e te mi hai detto: lo faccio perché sono i ristoratori, sono gli albergatori che me lo stanno chiedendo. È così? È esclusivamente la verità, perché io di lavoro, te lo sai Mirko, faccio l'agente di commercio, questo non è il mio lavoro, questa è una maledetta passione che ho da quando ero bambino, e quindi però sentirmi dire dall'agriturismo, dai ristoratori, da tutti che effettivamente ci tenevano, perché purtroppo bisogna rendersi conto che questo maledetto coronavirus ha messo veramente in ginocchio tante persone, ed è un modo per poter ripartire e provare a ripartire. Quanto è importante in questo momento, cioè portare i rally nelle case e non far venire le persone sulle strade a vederlo? Assolutamente, ora è fondamentale perché, come vedi, voglio dire, negli ultimi 3 mesi siamo andati avanti con rally virtuali. Può darsi che dando l'immagine alla televisione, dando l'immagine su web, sia il modo veramente di renderle ancora più appetibili. Perché io dico, nella vita non esiste solo il calcio, esistono anche rally che probabilmente, fatti in una certa maniera, fatti vedere da... devono trasmettere qualcosa, quindi può darsi che veramente sia l'occasione giusta per fare questo salto di qualità. Norcini ha le idee indiscutibilmente chiare riguardo questa gara che si disputerà tra 2 settimane. Tra l'altro, Mirko, apro una parentesi, quella del Casentino è una gara spettacolare in uno dei posti indiscutibilmente più suggestivi della Toscana. È qua, sfondi la porta aperta, perché la mia Toscana, che è bella al mare, è bella in collina, è bella in montagna. E devo dire che a inizio settimana, quando siamo andati a fare l'intervista a Norcini, cavalcare le colline della Toscana è stato veramente uno spettacolo di quelli che ti rimangono impressi, che ti danno tante suggestioni. Come del resto è uno spettacolo, la nostra Alice, che è la regina di Rally Dreamer. Questo è indiscusso, la bellissima Alice. Io ti ringrazio Mirko ovviamente per i complimenti, ma in cuor mio so perfettamente che ti sono serviti per arrivare a parlare di un altro tipo di bellezza, la bellezza su 4 ruote. Parliamo di un'auto che ha segnato un'epoca nel panorama mondiale dei rally, la Lancia Delta. Come ho detto, ha segnato un'epoca a livello mondiale, ma si tratta di un gioiello di fattura tutta italiana. Direi proprio di sì, mi hai scoperto subito. Con te è impossibile far qualunque cosa. No, a parte il fatto che veramente Alice è la regina di Rally Dreamer, è vero anche che la Delta è la regina indiscussa, epocale dei rally, sia a livello italiano ma soprattutto a livello mondiale. Nel 1973 nasce questa autovettura che doveva essere un'autoritaria un po' diversa, che non è nata assolutamente per la competizione, ma è nata per portare a spasso, come si dice in Toscana, le famiglie italiane. Era una tutta avanti a quel momento, che aveva delle peculiarità molto particolari, delle sospensioni particolari, tutta una macchina nata per la famiglia, questo era fondamentale, le sue 5 porte che servivano a dare più spazio, e comunque un'autovettura mirata ad avere un futuro soprattutto a livello proletario. Poi
subito dopo, in pochissimi anni, si è dimostrato tutt'altro. Si è cambiato il sistema e siamo andati a finire esattamente nei rally. E nei rally ha avuto l'apice del successo, si è trasformata, si è evoluta, ha avuto evoluzioni su evoluzioni, fino ad arrivare ad essere la regina indiscussa, fino ad oggi, del rallismo mondiale. E più che di altri c'è una persona in Toscana che, soprattutto non troppo lontano da Montalcino, dove c'è la terra del realismo italiano, devo dire la verità, lui è un po' diverso dagli altri, lo sentirete parlare, la Delta l'ama, è proprio la sua passione, la conosce, sa tutta la storia, conosce tutto. E Alice, di chi stiamo parlando? Vorrei che tu lo dicessi te. Ovviamente parliamo di Nicolò Fedolfi, siamo tornati ancora una volta a parlare di terra toscana, giustamente come dicevi tu Mirko, siamo vicini a Montalcino, il tempio del rally mondiale in Italia, se parliamo di prove su terra, ma ancora oggi l'ultima tappa del CIR. Nicolò Fedolfi è un vero amatore, un conoscitore della Lancia Delta e un collezionista che ad oggi ha collezionato ben più di 50 esemplari unici. Vediamo l'intervista. Bologna, Siena, buon convento, siamo arrivati nel Tempio delle Delta, ragazzi. Qui la regina ha trovato la nuova sede di vita, perché non è ancora defunta, anzi è più viva di sempre. E qua un amico ci sta aspettando, ve lo presento, è lui, Nicola Fedolfi. Nicola, non ci possiamo toccare, dobbiamo fare sempre il giochino del pozzo, però perlomeno stiamo lontani senza mascherina, giustamente, ma dobbiamo stare lontani. Intanto grazie dell'invito, sei stato veramente gentile, Nicola. Perché siamo qua? Ve l'abbiamo detto. Questo è il Tempio delle Delta, la Delta che nasce nel 73, poi Nicolò ci spiegherà molto meglio tutta la situazione, nasce nel 73 da un progetto della Lancia per poter portare avanti quella che ormai era un'evoluzione finita della Fulvia e quindi si passava già a una macchina più evoluta, una macchina che a quei tempi era molto particolare. No? Nel 73 la Delta com'era, Nicolò? Diciamo che vista con gli occhi di oggi forse era bruttissima, però nel suo tempo è ingrassata notevolmente e è diventata un'arma da taglio, una cosa che ha dato 48 gare di mondiale vinte e penso oggi nessuno riuscirà a eguagliare. Questo nome Delta, che veniva un po' dalle lettere dell'alfabeto greco, no? Come la Lancia usa spesso nelle sue nuove macchine, adesso un po' meno, ma fino a qualche tempo fa la Y, la Delta, tutte erano un po' le lettere dell'alfabeto greco, nasce con una peculiarità pazzesca, cioè di avere le sospensioni in maniera diversa, evolute in quel periodo, ma sicuramente innovative. Qual era, secondo te, in quel momento l'idea che cercava la Lancia? Certo non per i rally, non era nato per questo. Diciamo, secondo me la Lancia, che ha sempre fatto macchine di un lusso, di uno stile, cercava anche un comfort per persone che comunque sia non avevano un portafoglio grandissimo e quindi il segmento della Lancia era bisognevole di un qualcosa che non avesse balestre, non avesse qualcosa di troppo duro. E rendere indipendenti le quattro sospensioni è stata anche la formula stessa, era una macchina compatta, quindi ti permetteva l'utilizzo giornaliero, l'utilizzo fuori porta, era un bel compromesso di dimensioni. La Delta nasce, a differenza di come si pensa ormai tutti, perché si pensa Delta a quattro ruote motrici, nasce invece con un tutto avanti, completamente diverso da quello che poi è l'evoluzione finale, no, della Delta. La Delta nasce due ruote motrici, poi i primi prototipi, diciamo, sperimentazioni a quattro ruote motrici furono fatte per il mercato del nord e sicuramente qualcuno ci saprà dire anche meglio, perché poi anche le fonti storiche sono sempre un po' relative, ma nasce totalmente anteriore, prima versione 1300, poi 1600, poi hanno aggiunto il turbo, dal turbo sono passate le quattro ruote motrici fino ad arrivare alle varie evoluzioni fino alla Deltona, ma la Delta è nata anteriore. Adesso voglio passare, come al solito, passo sempre dal sapientone, ma in realtà poco prima suo papà, che è veramente è lui il promotore di questa bellissima collezione, di questo museo, perché poi sta diventando un vero e proprio museo questo, no? Nicolò, o sbaglio? Sì, l'idea è una passione, per noi più che un museo è diventata una mania, infatti come associazione ci si chiama Deltamania. Però era quello di raccogliere da collezionisti nel tempo, perché anche noi, come te Mirko, si è iniziato con lambrette, moto, vespe. Sì, sì. Però era un collage di tanti
cose insieme che poi alla fine ti davano più problemi che altro, perché era uno diverso dall'altro. Arrivando sulla Delta ci è venuta un po' l'idea di dire: ma ripercorriamo quello che è il percorso di questa macchina, partendo dalle prime che hanno corso e arrivare fino alle ultime. Ringraziando Dio è stato acquistato i vari pezzi in un momento in cui la Delta era dimenticata nei garage, negli angoli. Ci vuoi dire, mettendo le mani avanti, che hai speso poco? In realtà questa non mi interessa quanto hai speso, stai tranquillo, Niccolò. No, però no, la cosa fondamentale che ci ha detto prima tuo papà, hai detto una parola che poi inizieremo proprio da lì: ripercorriamo. Dopo che arriviamo tutto insieme, quello che è successo lo vedremo insieme. Però quello che ci ha detto suo papà va un po' contro a quella che è la storia di Wikimedia, no? Che lui ci dice: la Delta ha cominciato a correre nell'83. In realtà non è così, perché la storia della Delta corsaiola inizia qualche anno prima. Ci dici questo aneddoto, da dove è cominciato esattamente? Allora, la Delta, da quello che siamo riusciti a recuperare, da tutto quello che è, sì, oggi anche internet, ma più che altro dal cartaceo, parte con una prima Delta 4WD sperimentale nel 85-86, quando è stata affidata a scuderie minoritarie lo sviluppo, o meglio la prova su varie gare di questa macchina a quattro ruote motrici versione turbo, e da lì per arrivare a dire: sì, ok, questa è la macchina giusta per affrontare le nuove normative FIA per il mondiale, per iniziare a correre. Però, se non mi sbaglio, ti interrompo, c'era stata fatta anche, diciamo, una prova generale qualche tempo prima, no? Mi dicevi anche prima, quando avevamo parlato per telefono, che qualcuno l'aveva sperimentata e poi da lì è partita tutta l'idea, no? Sì, qualcuno aveva già iniziato a sperimentare queste macchine. Una volta correre nei rally era più facile, perché prima bastava roll bar, due sedili, vai. Qualcuno aveva iniziato a vedere questa macchina che era compatta, che iniziava a avere qualche cavalluccio, e avevano iniziato a sperimentarla. Poi, con l'arrivo delle normative, l'abbandono dei gruppi... Chi è che disse esattamente: dai, non è male, e ha cominciato, allora, il progetto? Quello che ho recuperato dalle informazioni mie, così, e da qualche vecchio rally sprint, autosprint, rombo, tutti i vecchi giornali, è una macchina che praticamente del zoppo, una macchina sperimentale, infatti si vede dagli sponsor, Grifone, l'amico Volta, un po' tutti, c'erano messo le mani, diamo in lancia, c'erano tutti sopra, no? Diciamo, ha fatto questo debutto, del zoppo è sceso dalla macchina, sì, la macchina è performante, ci si può fare. Pensa se avessi detto un po' alla Allen: è un carciofo, buttiamola via, sarebbe finito tutto oggi, là, oggi, e non saremmo arrivati a questo, sarebbe stato lì. Allora, quando siamo entrati qua dentro ti ho chiesto: ma dopo iniziamo a parlare di questa cosa, come facciamo? Cioè, c'è un modo per capire? Ti ho detto: guarda, te le ho messe tutte in fila, guardate, sono tutte qua in fila. La storia della Delta nel Lancia, cioè Delta Lancia nel mondo, in Italia, in tutto quello che è il racing, i ben quanti titoli mondiali? Sette titoli. Sette titoli mondiali vinti, si parte da qua e si arriva fino giù in fondo. E noi oggi partiamo da qua. Che cos'è questa? Allora, la prima macchina, che ora è il livreato TIP, è tra l'altro originale. Originale, ma è restaurata, è una macchina che ha avuto le sue grandissime glorie con Fiorio Pirollo. È un 4WD che praticamente ha corso nell'86, è una macchina che aveva le specifiche più o meno stradali, e questa macchina qui io, per esempio, l'ho trovata in Sardegna, che era finita da un signore, un gommaio sardo, che l'aveva presa in scambio di gomme per andarci a giro con la moglie e il figlio la domenica. Stanco di questo ha detto: no, basta, la do via, perché fra l'altro mi consuma anche troppo. Ci siamo accordati. Questo in che anno è successo, Niccolò? Questa macchina qui io l'ho presa, ancora erano vecchie lire, quindi prima del 2000. Vogliamo dire che esattamente questa macchina, lo scambio non è stato con: mi mandi una foto su WhatsApp, ma tutt'altra cosa. No, una foto in bianco e nero, e con cosa? Allora, foto in bianco e nero, la macchina, dico: sì, ok, è quella, ma io come fa a sapere? Dice: guarda, ti mando una Polaroid, perché ci si scambiava solo qualche telefonata, e poi vedrai il tutto. Ho ricevuto una Polaroid che aveva la macchina, si vedeva la targa, il giornale stile sequestro sardo, e
Ma vi rendete conto, cioè una macchina che fa la storia del rallismo nel mondo è stata comprata tramite una Polaroid, quella che io usavo da bambino, mi divertivo, la facevo, e facevo quel rumore, stava e usciva fuori questa, che poi si sventolava, non so se ti ricordi, la vecchia Polaroid. Questo è stato il principio della tua commissione, della tua collezione, ma in realtà è stato anche il principio per la Lancia, perché chi ha guidato questa è un certo Alessandro Fiorio, se non sbaglio, insieme a un Pirollo che non è inutile presentarlo, lo conoscono tutti i rallisti, ormai è conosciutissimo. E da qui i successi non sono più mancati, no? No, infatti mentre Alex guidava la macchina piccolina della scuderia satellite che era la Jolly Club, diciamo che il padre insieme a Lele Pinto e tutto il resto dello staff Lancia sperimentavano quelli che erano, diciamo, un po' più cattive, la versione Martini. Prima di spostarsi su un'altra cosa che poi ci dici, vorrei fare una battuta a tutti voi. Pensate, sponsorizzata dalla Totip, che molti di voi forse non sapranno nemmeno cos'è perché sono ancora troppo giovani, ma a quei tempi era un po' quelle che sono il calcio scommesse, tutto il resto, erano tutte le scommesse, corse di cavalli, legalizzate in Italia. Quindi si potrebbe dire di quello che con questo sponsor la Lancia ha fatto veramente 13. To be continued, lo avete letto alla fine del servizio, infatti abbiamo deciso di dedicare ampio spazio all'auto più blasonata del panorama mondiale del rally e la seconda parte del servizio andrà chiaramente in onda durante la puntata della settimana prossima. Sì, ma io vorrei farti una domanda, Alice, tu sei mai salita su una Delta da competizione? No, purtroppo no, ma magari, non lo so, troveremo l'occasione. Io non vorrei che la prossima settimana potrebbe essere in studio qui con noi la persona giusta al quale potresti chiedere un passaggio. E allora non vi resta che restare con noi chiaramente per scoprirlo. Io, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Grazie Mirko per essere stato con me, come sempre. Grazie a te e grazie a tutti voi naturalmente. Grazie a tutti voi per averci seguiti. L'appuntamento è come solito per venerdì prossimo sul canale 60. Buon proseguimento di serata. Questo programma è stato offerto da